Ciao, io sono Virginia, vi do il bentornato, il benvenuto sul mio canale ed in questo nuovo video, un cosa mangio in un giorno. Iniziamo ovviamente dalla colazione, come sapete io sono un amante del caffè e del caffè latte e infatti non manca nemmeno questa volta all'appello. Per accompagnare il tutto e fare poi una colazione sostanziosa, mi sono preparata due pancake. Infatti ho scoperto da poco quelli della Milk Pro già pronti che vi avevo fatto anche vedere nell'ultimo svuota la spesa e devo dire che sono molto pratici oltre che buoni, ed in questo caso li ho farciti con un po' di marmellata e sopra un giro di burro di arachidi. Ecco quindi che mi gusto la mia colazione, che sapete essere il mio piatto preferito, il momento preferito della giornata. Quando sono a casa difficilmente faccio lo spuntino a metà mattinata, visto anche la colazione già sostanziosa, quindi si passa direttamente al pranzo, che in questo caso è stato denominato zero sbatti. Infatti sono andata a prepararmi una vellutata Findus surgelata e già pronta, quindi ho semplicemente versato il tutto in una pentola e poi ho trasferito la pentola sul fuoco. Per arricchire un po' il pranzo, ho riscaldato degli avanzi di zucca, in questo caso Delica, in friggitrice ad aria. E una volta pronta la vellutata, ho letteralmente versato il pranzo dalla pentola al piatto. Poi ho condito con un po' di olio, un po' di peperoncino piccante che doso sempre nel tappino per non morire dopo, magari se me ne cade qualche goccio in più. E infine aggiungo anche due taralli per dare un po' di croccantezza, insomma, al tutto. E il piatto zero sbatti è pronto. Io avevo la zucca, ma secondo me con le vellutate può essere abbinato la qualsiasi, perché boh, con le vellutate ci sta qualsiasi cosa. Merenda del pomeriggio e ovviamente con l'arrivo dell'autunno non possono mancare i datteri e anche un tè caldo. Mi godo la mia merenda con un podcast e un video di sottofondo, oppure come in questo caso con il daytime di amici, anche se forse perché ormai vado per i 30, non mi sta più prendendo come una volta sia il daytime, ma forse in generale anche un po' il programma. Soprattutto quest'anno che ci sono un sacco di minorenni, ragazzi, 17 anni già ad amici, boh, non mi rispecchio più.
È arrivata anche l'ora di preparare la cena, abbiamo di nuovo una zucca, però cambia la varietà, infatti una zucca moscata, che ripulisco dalla buccia, taglio in tocchetti. E io sono un amante della zucca e mi piacciono veramente qualsiasi varietà. Prediligo una varietà piuttosto che un'altra in base alla ricetta che devo preparare. Secondo me la Delica o la Mantovana sono perfette per preparare torte salate, dolci alla zucca, oppure anche per fare una semplice zucca al forno con un po' di parmigiano sopra, perché sono poveri di acqua e quindi secondo me si prestano molto bene per questo tipo di ricette. La moscata, che è quella che invece sto preparando adesso, è la mia preferita per preparare i sughi per la pasta, oppure da utilizzare anche per risotti oppure delle zuppe, perché ovviamente rispetto alle precedenti contengono, sono molto molto più ricche di acqua. Comunque, una volta tagliata, trasferisco il tutto nella pentola a pressione, ma ovviamente potete cucinarla tranquillamente sui fornelli. Aggiungo poi un bicchiere d'acqua, non troppa, perché come ho spiegato prima, questa tipologia di zucca è già ricca di acqua. Aggiungo un po' di sale, mezzo concentrato di brodo star e poco meno di mezza cipolla e infine imposto la cottura con il programma zuppa per circa 15 minuti. Più o meno sui fornelli, secondo me, il tempo di cottura è all'incirca lo stesso, 15-20 minuti. Una volta pronta, poi la divido, un po' la conservo per mangiarla l'indomani, appunto sotto forma di zuppa, mentre la parte rimanente la preparo, la metto da parte per appunto condire la pasta, ma prima la faccio freddare un pochino. Nel frattempo metto a bollire l'acqua, preparo la pasta appunto sul piatto. In questo caso avevo scelto i fusilli perché secondo me sono perfetti per questa tipologia di sughetto. Torno quindi alla mia zucca che frullo con un mixer ad immersione e una volta frullato il tutto aggiungo circa 150 g di ricotta, poi frullo di nuovo. E ovviamente poi lo vado a dividere perché chiaramente questo sugo è troppo da utilizzare in un'unica volta, visto che siamo solo in due. E infatti lo conservo per altri futuri condimenti. Questo sugo infatti può essere surgelato e in questo modo possiamo farne scorta. Una volta che la pasta è pronta e anche scolata, salto in padella e poi verso tutto nel piatto, aggiungo un tocco finale di sughetto per renderlo più cremoso e la pasta è pronta. Vi ringrazio per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un pollice in su e se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi. Io come sempre vi mando un bacio grande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!